Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo tornati con God of War Ragnarok alla guerra finale. Ci siamo ragazzi, siamo nel Ragnarok, come vedete in piena guerra. Che musica epica che c'è ragazzi. Io ovviamente sto registrando la webcam dopo aver registrato l'episodio e non potete capire quello che accadrà ragazzi. Ovviamente per chi non conosce il gioco non sa quello che accadrà. Ragazzi, veramente molto longevo, cioè uno dei giochi più longevi che abbia giocato negli ultimi tempi, ragazzi. Che dico, siamo giunti al 33esimo episodio e dopo di questo comunque porterò Valhalla, non mancate neanche lì, e dopo magari vedremo se potrò portare anche le secondarie in live. Ragazzi, buona visione. Ho visto che Freyr, il fratello di Freya, ha preso Ingrid, la spada che avevo Odino, quindi adesso io sospetto di lui, ragazzi, non so perché. Perdi qua. Cioè, non so perché. Sospetto di lui per questa spada. Spero di no. Spero di no, ragazzi. Attento, fratello, sei coperto di Il Bifrost. Bifrost. Avanziamo. No, pure i draghi. La torre di Niflheim è messa male. Epicità, ragazzi. La colonna sonora, tutto epico. C'è ancora tempo se c'è. No! Ma quelli sono scolleati. Scolleati quelli erano. Angerboda, sapevo che saresti arrivato. Guarda, c'è Fre, come si chiama? Fendis. Pure Angerboda, qual è il piano ora, fratello? Il piano è solo uno. L'obiettivo rimangono le macchine belliche. Raggiungiamo la falla dietro la torre di Asgard. Senza Ragnarok è l'unico modo per superare il muro. Quella di Riltur. Dicevi che solo Surtur sapeva usarla. Magari mi sbagliavo. Che cazzo! Para l'attacco! La diverna! Nemici a sinistra! Per entrare dalla falla e attaccare con gli alleati. È da disperati. Bene, la disperazione è un vantaggio. Preferivo un gigante del fuoco distruttore di regni, ma la disperazione è meglio di niente. Sopra di te, Bifrost in arrivo. Cioè ragazzi, brividi. Ancora uno. Ora con Angerboda non scoprono, cioè non la scoprono Angerboda che anche qui. Eppure qui ragazzi.
Sì, la nuova regina delle Valchirie è Gna. Le cose si complicano. Muoviamoci. Ah, lì c'è un osso. Arriva dietro di te. E c'è pure il... Oddio. Mi conviene usare lui, ecco. Uccidi quello. Dov'è? Eccolo. Perfetto. Capitana è meria. Perfetto. Ci ho usato l'orco per uccidere a quello. Di qua. Quassù. Jormungandr. Una visione tradita. Ma non ci ha seguiti da Midgard. Strano. Verrà occupato Thor. Questo non è Jormungandr forse. Questo è il serpente forse che ha rianimato Atreus. Sembra quello, ragazzi. Sembrano cani. Bene. Dato che non è venuto da Midgard. Sarà venuto da Jotunheim. In alto! Non te l'avevo visto! Avanziamo! Almeno quell'esercito è già morto! Così non va! Gli Aenerian riemergono dal Valhalla pochi istanti dopo averli uccisi! Ah, riemergono dal Valhalla! No. Cioè, manco riusciamo in pratica! Guardate il serpente! Addio ai rinforzi di Alfheim. Siamo a corto di eserciti. No. I giganteschi giganti ce l'hanno fatta. Il serpente pare diverso. Ma è diverso. Quando ero via, te lo dico dopo. Il legame tra Ineriar e Valhalla, con le mie sorelle, lo spezzerò. Vai. I nani ancora non si vedono. Sindri non ci deluderà. Dobbiamo fidarci di lui. Raduna chi puoi. Andremo alla torre di Svartalfheim. Ecco ragazzi, come vi avevo detto, quello è il serpente che ha già animato Atreus, che è diventato gigante. Sì. A Jotunheim. Quindi qual è il piano? Come sfondiamo il muro senza Ragnarok? Macchine belliche. Oh, un po' da disperati, eh? Eriti!
tuo scudo, fratello, usalo. A lui dobbiamo uccidere. Sì, l'hai preso. Sì, devo uccidere a lui prima. Perfetto. No! E che cazzo! Basta! Che brutto colpo! Stai bene, fratello? Dietro di te, in arrivo! Perfetto! Dietro di te, occhio! Drago, occhio! Come drago? Maledizione! Ragnarok potrebbe essere qui! Perché non c'è? Oddio! Oh! Ehi! La colonna che lo regge sembra fragile! Ah! Bandit! Oh, Angerboda! No! La Valchiria li ha seguiti nello squarcio! No! La tua amica! Lei. Sarà bene! Abbiamo cose più importanti di cui preoccuparci, anche se riuscissimo a superare il muro! Forse è meglio così. Meglio per chi? Ape! Ape! Attento, fratello, sei coperto di Bifrost! Vai. Perfetto. Io ho la testa a Freyr, non so, ragazzi. Dove è andato? Vai così, Sindri! Con la spada, Yngwie. Ah, è solo Sindri! Come solo Sindri? Ora Odino è nei guai. Lo so, è tardi. E il tuo esercito? Qui non moriranno altri nani. Sindri! No! Odino li ha costretti a creare le macchine belli. Sono venuto per distruggerle. Cioè, è venuto da solo. Dobbiamo usarle contro la falla. Bene. Lasciate che siano i nani a ripulire il casino dei giganti. Così. Questo è Ragnarok. Era ora, finalmente è arrivato. E ora? Così ora non ci userai più. Più o meno quello che volevi. E io non volevo questo. No. Chiudi il tuo cuore. Chiudi il tuo cuore.
Chi sono quelli? Midgardiani. Odino li ha fatti venire. Non dovrebbero essere qui. Non sono soldati. Odino li ha condannati a morire. È la guerra. Le guerre le vincono coloro che sono disposti a sacrificare tutto quanto. Che cosa fai? Figlio, ascoltami bene. Tu sei sensibile al loro dolore perché è così che sei fatto. Già. E non devi mai tradire te stesso, mai, per nessuno. Io avevo torto, Atreus. Avevo torto. Apri il tuo cuore. Apri il cuore alla loro sofferenza. È il desiderio di tua madre. E anche il mio. Oggi. Noi saremo migliori. Ma cosa possiamo fare? Avete visto che colosso? Mi sa che vinceremo. Ovviamente, se non ci uccidono prima. Perché vi siete fermati? Ragnarok è qui, finalmente abbiamo Odino, dove... Fermeremo Odino. Ma non siamo qui per uccidere persone innocenti. Apriremo una breccia alla falla di Rimtur. Con quale esercito? Basteremo io e Atreus. Ma è un suicidio. È probabile. Ma moriremo per la giustizia, non per la vendetta. Quell'arma può far aprire la falla? C'è solo un modo per scoprirlo. Voi tre, portate in salvo quella gente dove è possibile. Sarà fatto. Io e Freya faremo il possibile per rallentare Ragnarok. Non era privo di cervello. Fatelo ragionare. Odino non ci sfuggirà. Se ci riuscisse, che gli dei mi aiutino. Lo so. Falchi! No! No! Proteggi lui! Io aiuterò chi è intrappolato e poi ci vedremo alla falla! Vai! Vai, Atreus! Quindi ci siamo divisi da Kratos. Ok. Quella spada era... Sindri, sta attento e resta dietro di me! Sta attento tu, sono qui per combattere. Senti, posso dire... No, non puoi. Zitto e combatti. Diciamo che è intenzionato anche a vendicarsi. Ah!
No, 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 anche Sindri no. Anche Sindri no. Ma wow, ci possiamo trasformare anche in un osso adesso. Cioè, nel gameplay. Rabbia che non voleva che morisse anche Sindri, cioè. Beh, vuoi forse un grazie? No, voglio solo... Non mi interessa cosa vuoi. Non cambia nulla. Penso che sia stata la cosa di lasciare il cuore aperto alla sofferenza. Tu mi ci hai fatto credere che non dovevamo essere nemici. Trud, tu stai bene? Mamma aveva ragione. Sei un assassino, proprio come tuo padre, e sei qui per ucciderci tutti. No, solo Dino. No, Trud. Sindri, no! È un'amica. Gli amici non portano la fine del mondo alla tua porta di casa, Loki. Hai ragione. Hai ragione. Ho preso delle decisioni sbagliate. Lo fai spesso, non è una buona scusa. Non è una scusa. Io voglio solo rimediare. Skjoldr sta bene, tu l'hai visto? Perché me lo chiedi? Di cosa stai parlando? Odino vuole sacrificare i Midgardiani. Li ha schierati lungo il muro come scudi, pur sapendo che non sanno combattere. La loro morte serve solo a rallentarci. Perché mai lo farebbe? E perché io dovrei credere a te? Perché... ha ragione. La moglie di Thor. Odino è così. E lo è sempre stato. Mamma, perché sei qui? Che cosa... Sacrificherebbe chiunque se lui avesse un problema. I Midgardiani. Il tuo amico. La nostra famiglia, tutti noi. Speravo che tuo padre gli tenesse testa, adesso invece dovrai farlo tu. Mamma, che stai dicendo? Trud. Non ho mai dubitato che saresti stata la migliore Valchiria che questi regni abbiano mai visto. Ma non per lui. Tu lo capisci? La signora Sif l'ha capito. Ma la nostra famiglia? Senza Odino saremmo di nuovo una famiglia. Una vera famiglia. Lui sta sbagliando. Ha detto che... restando lì eravamo al sicuro. Che gli dovevamo... Tu non gli devi la tua morte. Ma dai. L'ha salvata Sif. Credo. Papà non li lascerebbe avvicinare a nonno. Va con loro. A te darà ascolto. Te la senti di cercare la tua gente? Sì. Ti voglio bene, mamma. Anch'io, Trud. Finalmente. Ora colpisci. Solo che a quanto pare Thor vuole bene a suo padre, da quanto ho capito.
schiaffo. Cioè la figlia di Thor è con noi, ragazzi. Assurdo. Cioè con Kratos. Chi è la ragazza? Ciao, Ruth Thorsdottir. Thorsdottir? È mia amica. Thorsdottir è il nome completo di Thor. Attento! Combatti bene! Grazie a mio padre! È evidente! Sì, beh, grazie! Scusa se lui non... Lo so! Oh, questa l'ho sentita, fratello! Che emozione! Attenzione! Sì. Attenzione! Padre, colpo di scudo! E che cavolo! A sinistra! Hai del bifrost addosso, fa attenzione! Attento! Vabbè. Che succede? Pensavo che Ragnarok dovesse aiutarci. La creatura non è intera. Come la creatura non è intera? Dietro di te! Occhio! In che senso non è intera la creatura Ragnarok? Ha fatto la sua parte. Il resto tocca a lui. Attenzione! Attenzione! Il Frost, sopra di te! Oh, sì. Forza, ti stai al passo. Qual è la meta caos che devo usare? Per forza. No, oh, una viverna. Colpi. Col Bifrost! Fratello, sei coperto di Bifrost! Attenzione! Così. Oh sì. A testa, fratello! Oh, di scudo, ora! No!
Non abbiamo più neanche la pietra della risurrezione. La grande dimora. È là che dobbiamo andare. Ah, casa di Odino. Non ha voluto ascoltarmi. Forse non è il nostro maggior problema. Jörmungandr! Torna da tua sorella. Devi tenere a bada Ragnarok. Qui ci penso io. Ma se io. Potessi! Prendi Atreus e la maschera e non voltarti indietro. Mio figlio si fida di te, perciò mi fido anch'io. Wow, ragazzi. No, Thor! Ne ho abbastanza di te e di tuo figlio. Ah, ci ha portato direttamente lì, da suo padre. Perfetto. Basta con i giochetti del cazzo! E stavolta ho il permesso di ucciderti. Non no, siamo costretti a farlo. Oh, sì! Perché, Thor? Ciò che siamo! Ma io devo usare il Leviathan adesso. Thor, il ragazzo crede no. Tu sia cambiato. Dimostralo e falla finita. Basta parlare. Lotta è fuori. No. Te la faccio. E tu? È ciò che ti ha reso Odino. Puoi scegliere di morire tutti. Dai, Thor, devi ragionare un attimo. Mi sa che fa sul serio adesso. Non è come la prima volta, ragazzi. Vabbè. No, per una volta pensa da solo, la tua famiglia è a pezzi. Basta! Non fingere di conoscerlo. Che spettacolo. Mia figlia! No! Io non osi fare questo a casa mia! Non te lo faccio la fare sta mia volta. Famiglia! No! Attenzione. È la fine. Tu morirai per primo. Poi il ragazzo. Dai che ce la facciamo. Non te lo faccio fare questo.
No. Il martello. Oggi uno di noi deve morire. Con la lancia. Sicuramente non. Thor, Bruto non vorrebbe mai. Non devi nemmeno osare nominarla. Attenzione. Andava tutto bene prima dell'arrivo di Loki. Mi ha quasi convinto. Più o meno non ti voglio uccidere, Thor. Mi ha illuso che le cose potessero cambiare. Thor, ascoltami. Non voglio darti ascolto. Odino, non chiudi quella foglia. Oddio. Dai! Che cazzo stai aspettando? Tua figlia. Mio figlio la considera un'amica. Se solo provi a farle del male. Non lo farò. Tu non sai che cosa ho fatto? Certo! Ma che cosa farai adesso? Ecco. Noi non cambiamo. Noi siamo distruttori. Non più. Non più. Per il bene dei nostri figli. Noi dobbiamo essere migliori. Sì, dai. Perché non è morto? Stai parlando? E chi ti ha detto di farlo? Non devi parlare. Non devi pensare. Io penso. Tu uccidi. È un concetto semplice, cazzo. Sif aveva ragione sul tuo conto. Ero io che non volevo vedere. Che succede? Non sei più in te. Finalmente. Io sono tuo padre. Prendi il martello e uccidi chi ti dico di uccidere. Perché è un burattino. No! No! Io non no. volevo farlo! Io non. Non lo volevo fare! Fai proprio schifo! No! Trud! È stata tutta colpa loro! Loro hanno fatto questo a noi, alla nostra famiglia! Trud! Ma che cazzo, ragazzi! Pare che debba fare tutto io da queste parti. Tuo figlio!
Affrontiamolo. Perché? Rude starà bene. L'ho salvata. E Thor? È stata colpa tua. Tu me l'hai messo contro. Me li hai messi tutti contro. Odino, ti prego. Spero che non sia morto Thor. Puoi fermarlo tu. Dammi la maschera. Certo. Fidarci di te. Che grande idea. Vabbè, però. Hai iniziato tu. No. Tutto è iniziato molto prima che tu arrivassi. Non sai niente. Una piaga. Assassino di dei. È questo che volevi. Mi fa volare. Ecco. Ho capito com'è. Evitare questo. Vabbè. Ci siamo ghiacciati. Non capito come fare. Non finirà così. No. Perfetto. Pronti a vendicarci di tutto. Non è così che finirà. E come finirà secondo te? Non lo ferma nessuno a Kratos. Come vuoi che finisca? Oddio, stiamo avendo un po' di difficoltà però. Oddio. Che cazzo. No. Sì. Muori. Salda. Allora? È questo tutto quello che desideravi? Credevi che il tuo piano fosse veramente migliore del mio? Che ha fatto? Spero sia esattamente quello che volevo. No, non è ancora finita. Il cappio. Quello che aveva trovato vicino alle Norne. Credi di essere il solo a saper fare un incantesimo inibitore? Ho passato molti lunghi inverni a pensare a cosa ti avrei detto mentre ti osservavo esalare l'ultimo respiro. Ma ora
Mi rendo conto che c'è soltanto una cosa che ti vorrei dire. Tu non hai più potere su di me. Ora vai. Eccola, la mia freak. Avevo dimenticato quanto ti stanno bene le ali. Ah, marito mio. Hai sempre avuto sete di sapere. Ora sarò io a insegnare a te cosa significa perdere tutto quanto. Inchinati alla tua regina! Ti ho sempre amato, lo sai. Tu non hai mai amato nessuno! In effetti toccava a lei comunque vendicarsi. Padre! Freya! Lo squarcio! Ce l'hai fatta? Loki! No, 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 no! No, basta combattere. No. Non ha importanza ora. È il tuo momento, Loki. Gro ha cercato di nasconderti a me, ma questo è il tuo destino. Campione degli Jotnar. Solo lui può mettersi la maschera. Solo lui può scorgere la verità della creazione. Scoprire i segreti della vita e della morte. Niente più dubbi, niente confusione. Tu sei nato per questo. Mettiti la maschera, Loki. Falle la domanda. La scelta è tua, figlio. Mi fido di te. Bravo. Perché hai fatto questo? A che cosa è servito? Tu hai scelto di essere niente. Così sia. Attacca! Lo dobbiamo affrontare ancora. È lungo questo momento, non è vero, Frigg? Anch'io! È troppo tardi! Stavolta siamo 3 contro 1. Oddio! Levati, Freya! Che cazzo? Oddio! Contro uno. 4, ogni rompicoglioni. 4, la destra che deve fare. Chiedilo a Brock. Vero, lui lo diceva, lo chiamava così. Però così. Ah!
funziona. Sì. Non capisci. Ha fatto. Hai rovinato tutto. Tutto il mio lavoro. Tutto quello per cui ho ucciso. Volevo solo risposte. Vabbè. Da viola la vita. Perché ho avuto la lancia adesso. Se avessi fatto la tua parte, tutto questo non sarebbe successo. A che è servito? Rispondi, Loki! A che è servito? Non lo lascia, dai. Dai che ce la facciamo stavolta. No. No, 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 no. Le lame, dai. Sì. Anche con nostro figlio? Lascia, dai. Sì, vai. Sì. Sì. Che spettacolo. Dai, il cuore a mille. Era la nostra occasione, Loki. Avrei potuto avere le risposte, avrei potuto conoscere la verità. E tu mi hai privato di questo. Avrei migliorato le cose. Noi avremmo potuto rendere migliori i 9 regni. Non ti è mai importato dei regni, né di me, ma solo di te. Tu hai distrutto tutto. La mia casa, la mia famiglia, il mio regno. Sei stato tu a farlo, con le tue scelte. Tu hai ucciso tuo figlio. Io non volevo, non avevo scelta. Si ha sempre una scelta. Devi fermarti. Puoi scegliere di essere migliore. No, non posso. Io devo sapere cosa riserva il futuro. Io non mi fermerò mai. Perché hai detto questo? Sofna, Upfra, Dessu. Sofna, Hedan. Sofna. Sofna. La rinchiusa nella biglia. Sofna. Nella biglia. Lo sta rinchiudendo. Che ne facciamo di lui?
giurato che non ti avrei privato della scelta tra la vita e la morte. Ho atteso così a lungo questo momento. Ma ora che è arrivato, non ne ho bisogno per stare bene. Aver fermato la sua pazzia è solo questo che importa. Ecco. Ci voleva Sindri ecco per... Che facciamo. Sindri ci voleva. Per prendere questa decisione. È Ragnarok. È qui. È ora di andare. Dove esattamente? Volete uscire? Come? Roba da giganti. Ok, seguitemi, presto! Incubi! Nat! Va con loro! Freya! È ora! Ah, quindi muore, fratello. Non aver paura. Qualsiasi cosa succeda, sarò con te. Ma la strada è la tua. Seguila e giungerai proprio dove devi arrivare. Mamma. Eccolo. Svegliati, Atreus. Svegliati. Freya. Lieta che tu sia tra noi. Ciao. Dov'è mio padre? Da qualche parte qui nell'Old. Sarà felice di vederti. Grazie, Eir. Ok, ragazzi, ma credo che lo scopriremo nel prossimo video. Intanto Ragnarok, trofeo guadagnato. Nel prossimo video scopriremo anche che fine ha fatto Ragnarok, Freya, suo fratello. Comunque, mi ero sbagliato sul conto di suo fratello. Il fatto della spada, Ingrid, era la sua spada. E basta. Che battaglia, ragazzi, che battaglia. Ok, scopriremo nel prossimo video dove è Kratos e tutto il resto. Un saluto a tutti.